Salvo ha deciso di mettersi nei panni di un altro, anche se quei panni erano sporchi e strappati. Halima ha toccato il fondo e poi ha scoperto che c'era un fondo ancora più fondo. E ora respira e respira. Don Maurizio, nella terra dei fuochi, grida il dolore e la solitudine di chi vive in quella terra. Quando e come l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica ha cambiato la loro vita? Chiedilo a loro.